Qui siamo a Bruxelles, dove l'Anderlecht ha battuto la Juventus per 3-1. Ecco il primo gol di Geurts, segnato su azione di calcio d'angolo al 24esimo del primo tempo. Rivediamo l'azione, il corner, lo stacco di testa del bravo centravanti belga e Zoff è battuto per la prima volta. 1-0 al 24esimo. La Juventus rimette però in piedi la partita al 37esimo con questa bella azione corale, con un'apertura di Brady che fa proseguire Tardelli. Tardelli stringe al centro. Belga irrompe Marocchino e realizza 1-1 al 37esimo del primo tempo. Rivediamo la fase conclusiva, col tiro di Tardelli Mularon non trattiene, Marocchino realizza 1-1 e questo è il risultato del primo tempo. Ma al quarto d'ora della ripresa ancora Geurts riporta in vantaggio la formazione Lilla di Bruxelles. Ecco l'azione che viene promossa sulla destra e poi è coronata da questo cross che trova ancora pronto Geurts a sfruttare un rinvio non molto preciso di Prandelli, che da poco aveva preso il posto di Tardelli. Rivediamo la fase finale, Prandelli non riesce a rinviare né a stoppare la palla, diventa quasi un lancio per Geurts che anticipa Scirea e batte Zoff proprio a fil di palo. 2-1 al quarto d'ora. 2-1 è un risultato ancora accettabile, se non che a 2 minuti dalla fine viene sempre su azione di calcio d'angolo il terzo gol, è di Verkauteren dopo una corta respinta di Zoff. Rivediamo anche qui il calcio d'angolo, Zoff che preferisce respingere di pugno, la sua respinta è corta, irrompe al limite dell'area di rigore Verkauteren e riesce a far filtrare il pallone in mezzo a una selva di gambe. Ed è il gol che a 3 minuti dalla fine punisce severamente la Juventus, 3-1 per l'Anderlecht.